Oggi è 6 luglio 2019. Ultimamente sono fissato col karaoke. Il karaoke è una cosa che io ho fatto tante volte, ho cantato tante canzoni, quindi non è una novità, però ultimamente ho fissato più del solito. Voglio cantare altre forme di vita dei Blue Vertigo. Tra l'altro recentemente ho citato quella canzone quando ho detto che esiste tutto ciò che non riesco ancora a immaginare. Non so se vi ricordate. Vabbè, mo canto sta canzone. Poi eventualmente la commenterò. Un uomo intelligente, mettendosi gli occhiali, ha fatto distinzione tra gli esseri animali e quelli vegetali. In terza media scopro che i regni sono cinque, fatti a loro volta da generi molto diversi tra loro, diversi tra loro. Se non esistessero i fiori, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero i pesci, riusciresti a immaginarli? In altre zone di questo universo è facile da realizzare che esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Oggi ho fatto tardi, però mi sembra strano che solamente noi siamo stati generati dal caso. Questo è un po' egoista e poco fantasioso e forse un po' cattolico e poco divertente, molto presuntuoso. Se non ci fossero i funghi, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero le alghe, riusciresti a immaginarle? Le stelle che riesco a vedere sono una piccola percentuale. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Piace? Sì, mi sa che ho fatto un errore. Comunque, ottimo. Poi, mi sembra che in questa versione manca un pezzo che rappresenta la versione originale. Non lo so, dovrò ascoltare di nuovo la versione originale. Comunque, andiamo avanti. Un uomo intelligente mettendosi gli occhiali ha fatto distinzione tra gli esseri animali e quelli vegetali. E chi sarebbe l'uomo intelligente? Un biologo per caso? Può essere? Mi è in mente Charles Darwin, però non so se c'entra qualcosa con sta canzone.
altra cosa, in terza media scopro che i regni sono 5. Ma quanti sono i regni in biologia? Mi sa che sono più di 5. Poi, vabbè, forse quando i blu vertigo frequentavano la scuola media non si sapevano tante cose. Ah, ecco, Linneo nel 1735 parlava di due regni, animali e vegetali. Poi è arrivato Haeckel nel 1866 con il regno protista. Ah, i protisti sono un regno di organismi eucarioti. Ah. Poi è arrivato Chatton, poi Copeland, Whittaker, Voese, Cavalier Smith. Ah, Cavalier Smith nel 1998, due domini e sei regni. Ah, c'è il dominio degli eucarioti, comprende animali, piante, funghi, cromisti e protozoi. Ah, e poi i procarioti, che sarebbero i batteri. Vabbè, io non ho studiato biologia, quindi ci capisco poco. Comunque, la canzone Altre forme di vita mi piace una cifra. Sì. Devono esistere altre forme di vita su altri pianeti. Io l'ho capito leggendo un libro di Isaac Asimov, Supernove. Quel libro dice che per le forme di vita più semplici servono quattro elementi: carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno, almeno per quello che ricordo. Se questi quattro elementi sono sottoposti a reazione ultravioletta, poi reagiscono tra loro formando organismi semplici. Poi non è chiaro se la reazione deve avvenire in acqua. Non lo so, io ci capisco poco di biologia. Tra l'altro mi risulta che esistono gli esobiologi che indagano sulle forme di vita extraterrestri. E insomma, che volevo dire? Io credo fino a prova contraria nell'esistenza di forme di vita extraterrestri, però sono anche dell'idea che è meglio non contattare gli extraterrestri, perché gli extraterrestri potrebbero essere peggio di noi. Eh sì, per tanta gente è difficile immaginare qualcosa di peggio dei terrestri. Però come dice giustamente la canzone, esiste tutto ciò che non riesco ancora a immaginare. Cioè, io voglio sperare che gli extraterrestri siano meglio di noi, e probabilmente ce ne stanno tanti meglio di noi, però come ce stanno quelli meglio di noi, ci vorrebbero essere pure quelli peggio di noi. Eppure Stephen Hawking faceva questo ragionamento. Infatti, qua leggo su Supereva. Gli alieni esistono, ma contattarli potrebbe essere decisamente pericoloso. Sì, condito pienamente.
Tra l'altro, ricordo che Stephen Hawking è morto il 14 marzo 2018, era il giorno del pi greco. Ne ho parlato un po' di tempo fa. Sì, lo ricordo come se fosse quest'anno. Invece è il giorno del pi greco del 2018. Comunque, vabbè, abbiamo visto quanti suoi regni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, i regni dovrebbero essere 6, so che va bene. Vabbè, può darsi che ne esistono pure altri. Tra l'altro la canzone dice le stelle cresco a vedere sono una piccola percentuale. Ah già. Con tutte le galassie che ci stanno. Mi sembra ovvio. Ma mi sa che vediamo una piccola percentuale pure tra le stelle della Via Lattea. Poi ci sarebbe da fare un discorso lungo sulle stelle presenti nelle varie galassie, soprattutto nella nostra galassia. E che altro volevo dire? Volevo dire qualcos'altro, però mo non mi è a mente. Ah, sì, ricordo sì, un pezzo di quella canzone che ho cantato poco fa, dice sì, mi sembra strano che solo noi siamo stati generati a caso, cioè più o meno così. Questo è un po' egoista, poco fantasioso e forse un po' cattolico. Sì, ma sa che i Blu Vertigo sono anticattolici. Motivo in più per come stanno simpatici. Sì, ci sarebbe da fare un discorso lungo pure sulla Chiesa Cattolica. Vabbè, ma non me la defallo, eventualmente farò più avanti. Mo non mi ricordo se ho parlato dei privilegi del Vaticano. Vabbè, basta. Sto deviando troppo dall'argomento principale. Comunque sì, ci tenevo a cantare altre forme di vita e ci tenevo a commentarla. Vabbè, mo basta. Penso a dette cose più importanti, quindi chiudo qua. Grazie per l'attenzione.